Finzione o realtà? Beh, insomma, mettiamoci d'accordo, bisogna giudicare il governo da quello che farà, però vorrei essere un po' controcorrente, bisogna anche giudicare un governo dai suoi nemici e oggi ce ne sono tre di calibro elevatissimo. Insomma, vediamo un po' se state col governo o con i nemici. Il primo dei nemici di questo governo è Saviano, che sostanzialmente accusa il ministro degli interni, che ancora non ha potuto fare granché, diciamo la verità, cioè Salvini, se non litigare con la Tunisia, beh, insomma, lo accusa indirettamente di essere la causa degli affogamenti in mare. Salvini non ci sta e querela, e su questo magari potrebbe anche lasciar perdere, che te frega di querelare Saviano. Ma insomma, primo nemico è Saviano, con chi state voi? Secondo nemico oggi è George Soros, uno straordinario finanziere che ha avuto la caratteristica fondamentale nella sua vita di fare miliardi di euro speculando contro lire sterlina. Quello che Repubblica ci avrebbe descritto come un finanziere è considerato oggi invece un imprenditore neutro e soprattutto un grande benefattore. Ma insomma, anche questo secondo voi è un bel nemico da avere per un governo che si candida a essere un governo contro l'establishment? Beh, insomma, direi forse di sì. Terzo nemico, si fa per dire, forse più popolare rispetto ai primi due, è Balotelli, l'uomo che combatte contro il razzismo e vuole fare il capitano della nazionale. Insomma, un simbolo antirazzista contro un governo è il non detto che si affaccia per essere uno dei pochi governi razzisti dell'Europa. Ma, insomma, se si deve giudicare il governo dei suoi nemici, diciamo che questo governo parte alla grandissima, anche se, per dare un colpo al cerchio e all'altro alla botte, su questa flat tax mettetevi d'accordo. Stamattina scopriamo che parte nel 2020 e poi riparte invece nel 2019, secondo le dichiarazioni di Armando Siri, che è in contrasto con l'altro ideologo della Lega, e cioè Bagnai. Beh, un bel pasticcio, siamo qua apposta per raccontarvelo.